In questo gioco dovremmo difendere il nostro diritto di dormire. In questo gioco dovremmo difendere i nostri letti. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qui siamo sulle Bed Wars. Ciao Villico. Allora, in pratica le Bed Wars non le ho ancora portate sul canale. Noi dobbiamo proteggere questo letto. E poi cos'altro dovremmo fare? Allora, proteggere quel letto. In pratica è una specie di... Perché, come tutti sapete, in Minecraft si respawna sempre vicino al letto quando, vabbè, si è dormito. Baby, sono un grande. Comunque, poi allora, dato che qua dobbiamo essere gli unici rimasti diciamo, gli unici sopravvissuti. Sono una specie di Skywars, solo che invece delle cecce sono questi robi qua che spawnano e dobbiamo fare gli scambi con i villager. Allora, prendiamoci tutte queste cose. Mi prendo anche un'armatura stupida, però vabbè, sempre un'armatura è. Poi mi prendo questo. Quindi, allora, qua c'è sempre il bronzo, poi nelle isole intermedie c'è il ferro e poi nell'isola centrale, che sarebbe quella che tutti vogliono, alla quale tutti vogliono arrivare, ci sarà un'altra cosa. Comunque, aspetta, ci sarà l'oro, molto probabilmente, ma va a farmi il aggiornamento di Java. Allora, qua chiudiamo, dobbiamo arrivare al mezzo. Stupidi, ah, sfigati, muori, muori stupido, muori stupido, perché non muore stupido? Allora, abbiamo conquistato il centro? Sì, qua facciamo dei blocchi scemi. Sì, dai, facciamo dei blocchi scemi. No, ho fatto la scala, che stupido. Ecco, non c'è più la scala. Ah, sfigati. Comunque, allora, anche qua facciamo i blocchi scemi. No, ma vaffanbego te, cosa ci fai? È morto? Non dirmi che non è morto. No, allora prendo un po' di oro. Tanto lui ci muore. Uffa, sti aggiornamenti, stupidi aggiornamenti, tanto scompaiono. Non so come eliminarli. Perché ho tanti programmi? Comunque. Che bello, mi hanno buttato giù, ma vaffanbego alle buttate. A quelli che buttano giù, io odio quelli che buttano. Cosa? Non era... è già finita? No, non lo carico su YouTube. Ciao ragazzi, è stato bello. È stato bello. È stato bellissimo. Comunque avevo fatto la presentazione di questo minigioco, anche se abbiamo fatto schifo. Io non sapevo che eravamo i gialli. I gialli facevano schifo. Beh, comunque proviamo qualche altro minigame tanto per mantenere il coso. Allora andiamo su Bully Dit, vediamo se c'è qualcosa. In attesa, in attesa, in attesa. Oh, in partenza. Oh, in partenza. Ci siamo finiti bene, ragazzi. Allora, in questo minigioco, in pratica più conosciuto come Build Battle, noi in pratica siamo... Lì ci dirà cosa dobbiamo costruire e noi dobbiamo costruirlo. Poi dobbiamo votare tipo il grado, tipo è molto bello, quelle cose lì, tipo fa schifo, delle altre strutture. E la struttura che ha voti migliori vince. Fra poco dovremo iniziare. Cosa? Batteria? No, batteria. Ho già un'idea. Spero che sia una batteria. No, quella è una pila. Batteria, batteria, batteria. Boh, non lo so io. Allora, ragazzi, ho qualche idea. Avrei qualche idea. Allora, cosa facciamo? Aspetta. Prendiamo questo blocco. No. Un blocco scemo, un blocco scemo. Dai, datemi un blocco scemo. Prendiamo questo blocco scemo. No, questo è troppo scemo. Un blocco scemo. Prendiamo la lana, la lana. La lana è abbastanza scema. Allora. Set floor, ecco che bella la lana, anche se fa schifo. Comunque, io faccio la pila su come me la ricordo, dato che non ce l'ho davanti. Faccio una pila scema, anche perché ci abbiamo poco tempo. Comunque, cioè faccio tutto scemo, se non avete ancora capito. Una pila così, anche se sinceramente non so neanche come sarebbe una pila. Vabbè, la faccio scema, scema, scema. Allora, qua faccio delle cose alte così, tanto per cammino. No, cosa fai? Ragazzi, sì, avete capito bene. Questa è una pila. Poi dovrei fare anche i segni. Allora, qui c'è il meno. Ma no, forse era più in basso. Allora, facciamo una roba simile. Qui c'è il meno. Poi dall'altra parte il più. Sono
Solo che più non saprei come farlo, sinceramente. Ma ci faccio una roba scema. Una roba. Ma io faccio tutto scema, dai. Avrete capito. Una roba scema, scemissima proprio. Vabbè, comunque un più. Non saprei altro come fare altro. Questo almeno quello è il più. Perché ha la batteria, quelle cose lì. Qua ci facciamo tipo una roba di cavi scemi. No, scemi. Di cavi scemi. Qua ci metto della redstone a caso. Perché la batteria non funziona. È guasta, ragazzi, è guasta la batteria. Poi qua ci faccio un pistone scemo. No, qua non so cosa fare. Aspetta, avevo in mente una cosa. Allora, no, aspetta. Io uso Minecraft italiano. Io uso Minecraft italiano, ragazzi. Se non l'avete capito, io uso Minecraft italiano, va bene? E poi come si faceva? No, stupido, è scemo così. Scemissimo. Sì, che bello. Viene relativamente bene, ragazzi. Ma solo che qui dovremmo metterci una torcia di redstone. No, forse qua ci sta di più. Non funziona. No, faccio quello di prima. Allora, che cavolata. Cosa faccio? Qua ci sono i cavi. Qua c'è il pistone. Il pistone è scemo. Basta, allora la batteria fa funzionare il pistone. Non vi sembra giusto? A me sembra giusto. Non sapevo cos'altro fare. Poi aspetta, effetti, no, dove sto andando? Effetti, vediamo qualche effetto. Particella, fumo nero, fumo bianco, ci sta. O qualche fumo bianco perché c'è il coso scemo. Fumo bianco, fai del fumo bianco a caso. Poi, neve, no, fumo bianco, sempre fumo bianco. C'è la batteria che prende fuoco, ragazzi, perché è stata troppo sopra utilizzata. C'è la batteria che prende fuoco perché è stata sopra-utilizzata. Però funziona. L'importante è quello, funziona? Sì, funziona benissimo. Alla grande. Allora. Guardate. Aspetta. Allora, segnala contenuti offensivi. A caso, ACAB. Questa è la batteria. Però somiglia a una batteria comunque. Gli do un sufficiente perché. No, non gli ho dato niente. Vabbè, allora, questo cos'è? Duracell, poi batteria ricaricabile. Mi prende in giro pure il mio è più bello. No, stai scherzando, il mio fa schifo. Però va bene, anche il tuo è troppo bello. Che bello, ragazzi. Ragazzi, scommettete che questo vince? Questo vince di sicuro. Sono. Cos'è? Di. Duracell. Ah, adesso ho capito. Questo ha senso. Questo. No, dovevo fare il coniglio della Duracell. Vabbè, così non ha senso. Il coniglio avrebbe avuto molto più senso. Sì. Sei stupido, amico. Se ci facevi due orecchie vincevi. Comunque, questa ci sta. Sì, dai, ci sta. Può avere un senso pervertito, però ci sta. Se infatti è così grossa ha più senso. Vabbè, facciamo sufficiente. Tanto per. E poi se uno dice che questa non è una batteria. Cioè, questa è la batteria classica. Questa è la batteria classica. No, è bello, però fa schifo. Perché non ha senso. Comunque la batteria classica, dai, ci sta. Bellissimo, tipo la. Non lo so. Comunque, questa. Ah, ecco, questa ha senso. Mi è copiato, volevo farlo anch'io. No, scherzo, però gli ho detto l'idea. Facciamo buon lavoro, dai, tanto per cambiare. Perché mi piace l'idea del coniglietto. Ciao Nicola. La batteria fa schifo, però il coniglietto no. Allora, questa. Ah, questa è la mia. Vai, votate, facciamo così. Un capolavoro. Tutti capolavoro. Oh, scemo, cosa fai? Oh. Muovi subito quella cosa. Metti capolavoro. Grande, sufficiente, va benissimo. Va benissimo, sufficiente. Per me va bene. Però, no, tu fai schifo. Questo cos'è? Duke. Cos'è una marca? Una marca cinese. Però ci sta quello. Ci sta. Mettiamo sufficiente. Però a me piace. Mettiamo anche buona forma. Perché ci sta la carica, il caricabatterie del tablet. Mi piace di idea. Questo qui. Ah, questo è la batteria della macchina. Quello che volevo fare io. Mettiamo sufficiente. Questo a me piace. Mettiamo il buon lavoro. È figo
il coso. No, non è bello. Non lo capisco, però è bello come effetto. Dai, inizio un buon lavoro. Io sono bravo nei voti. Sono grande, amico. Io sono sincero, sono sincero. Questo, per esempio, io metterei tipo. Non ci. Aspetta, cos'è? 100%, 50% e 10%. No, 5%. Ragazzi, tu devi imparare molto dal. No, scherzo. Devi imparare molto dalla vita. La vita non è fatta da percentuali. La vita è fatta da batterie, quelle con i coniglietti. No, ma. Ok, che bello. Sono arrivato al quarto. Sì, bene. Non mi lamento, diciamo, non mi lamento. Nicola, sì, grande Nicola. 46, quello con il coniglietto. La vita è fatta di coniglietti, mica di queste cavolate qua. Io devo mettere la password. Che bello. Ragazzi, ci vediamo. Allora, ragazzi, qui siamo nell'altro minigame. Che sarebbe il coso. Come avete visto, comunque ho imparato a editare. Sì, questo ci sta. Almeno ho imparato a fare gli effetti tra un video e l'altro. Adesso vi parlerò anche un po' del canale. Allora, questo è gli Skywars di Harry Potter. Ci dobbiamo sconfiggere con le bacchette magiche e tutto di più. Siamo 6 su 6, dovrebbe iniziare fra 30 secondi. Che bello! È partito, ragazzi. Allora, noi dobbiamo andare nelle chest. È tipo una specie di Skywars, tipo solo. No, questo è un Skywars normale. Dove sono le mie bacchette? Bacchette! Voglio le bacchette. Desigo le bacchette. No. Solo una bacchetta, però non è ammissibile. Non è ammissibile, ragazzi. Allora, dobbiamo per forza andare nelle altre isole. Quelli che stanno. Il mezzo è vicino. Vabbè, io provo ad andarci nel mezzo. Tanto perché non ho nulla da rischiare. Comunque volevo anche parlare del canale. Scusate, scherzavo. Scherzavo, mi stanno già lanciando le bombe. Ma voi non siete normali, stupidi. Perché più di me? Oh. Cosa avete contro la brava gente? Comunque, è da tanto che non carico video, ma anche perché non ce la. Che bello! Perché? Bello, yupi. Basta parlare, dobbiamo agire. Spero anche mi diano qualcosa di decente. Ah, ecco. Iniziamo subito con le bacchette. Speriamo bene. Di solito tipo mi danno tutte le bacchette. Oggi che devo registrare non mi danno niente. Cioè, che sfiga. Neanche adesso non mi hanno dato un granché. Mi piace quella esplosiva. Comunque non ce l'abbiamo. Vabbè, accontentiamoci di niente. Sì, dobbiamo accontentarci di niente. Perché è la vita. Allora, tu vai subito via. Stupido che mi lancia la lava. Vaffanculo. Perché lanciate la lava? Siete dementi. Non so neanche se sia una parolaccia. Spero di no. Lui che lancia la lava e l'acqua. No, per favore. Non morire subito, Steve. Steve, ti stimo, non morire subito, per favore. Ma è che non danno nulla di decente, a quelli danno tutto. Ci credo che dopo perdo subito. Vabbè. Andiamo subito. Anche l'altra. No, scherzavo. Non l'ho beccata, che sfiga. Mettiamola lì. No, non l'ho beccata ancora, pensavo andasse avanti. Che sfiga. Ho qualcosa da mangiare, sì. Però non posso mangiare. Oh. Vi siete messi male allora. Volete la guerra? Che bello, l'ho beccato. Wow, devo andare nella sua isola. Allora, andiamo nella sua isola allora. Tanto so che perdiamo, ma se cado chiudo qui il video. Pazienza ragazzi, è stato bello conoscervi. Comunque, spero che lo sarà ancora. Allora, poi se non sbaglio lunedì e martedì non c'è scuola, perché tipo c'è il tipo martedì c'è una festa, non ricordo quale.
Poi lunedì si fa il ponte da noi. Spero che anche da voi, perché se non si fa il ponte siete sfortunati. Comunque non siamo fortunati, tipo facciamo il mio primo ponte della mia vita, perché di solito la nostra scuola non lo fa. Cos'è successo? Cos'è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Niente? Tutto bene? No, mi sono spaventato. Cosa? Wow! Wow, ragazzi, vi faccio vedere questa magnifique. Dov'è? Qualcuno? C'è qualcuno? No, adesso che posso usarla deve esserci qualcuno. No, ragazzi, dov'è? C'è qualcuno? C'è tutto deserto. Che bello. Poi io la butto lì a caso. Boom. Guardate che bello. Spacca tutto. Ah, ok. Bene, guarda, comunque spacca tutto, dai. Ragazzi, sono me contro quella in mezzo. Sì, anche sono una ragazza, va bene. Siamo entrambe ragazze. Sono cose che capitano nella vita. Spaccali la vita, spaccali tutto. Dai, stupido lag. Io odio il lag. Lo odio tantissimo, lo odio da morire il lag. Va bene? Io lo odio il lag. C'è la tizia lì che voglio fargli perdere un po' di vita. C'è il tizio. Dai, fateli perdere vita. A entrambi, anche quella. Ritorno a casa, ritorno a casa, ritorno in patria. Io non ho una spada, se no mi sarei andato. Provo a ucciderla. Devo farlo per forza da lontano. Che bello, lo sto indebolendo. Mi ha sfiorato! Mi ha sfiorato tantissimo! È morta? Spero di sì. Non credo. Aia! Cosa è successo? Ah, amico! Dai, caricati, stupidissimo! No, adesso sono morto. È caduta? È morta? Ragazzi, è vinta! Noi ci vediamo alla prossima, quindi con un nuovo video. Non so, credo che vi porterò un'altra beat battle, perché questa ha fatto schifo. Vabbè, comunque vi porterò un'altra beat battle su un altro server. Si chiamerà Egg Battles, perché ci sarà un uovo al posto del letto, perché il server l'ho già scoperto. Le mappe mi piacciono molto, molto meglio di questo server. Comunque il server l'ho trovato in descrizione. Bene, bella bella gente.